assolutamente sì. Ma come è noto, per uno che ha fatto il governo con metà donne e che ha fatto una segreteria del PD con metà donne e che ha investito molto su questi temi, beh, se per una volta l'Italia, anziché venire a farsi dettare la linea, prova a mostrare un esempio, è un fatto positivo. Dopodiché va capito questo che cosa significhi. Nella commissione uscente, delle quattro posizioni di maggiore responsabilità, era presente una donna nella persona dell'alta rappresentante della politica estera, mentre il Presidente del Consiglio, il Presidente della Commissione e il Presidente del Parlamento, in entrambi i due mandati, in entrambi il mezzo mandato, erano uomini. Quindi lo vedremo, sicuramente è un, credo che sia una specificità, che è un risultato sicuramente dal quale, diciamo, rispetto al quale non puoi peggiorare, uno su quattro, poi vediamo.